Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi faccio un video quizzy. Scusate il tono un po' dimesso, ma sono stanca fisicamente, anche un po' psicologicamente, perché sono reduce da un fine settimana particolare, nel senso che giovedì e venerdì sono stata in compagnia di una persona a me molto cara che ha avuto un dispiacere in famiglia e quindi questo mi ha fatto piacere, cioè stare vicino, ma al tempo stesso ovviamente emotivamente mi ha lasciato con una profonda amarezza addosso. Comunque non voglio parlare di questo perché mi parrebbe anche forse di strumentalizzare questa cosa e non mi pare il caso. E ieri invece ho fatto la seconda e ultima tranche del trasloco di mia mamma. E quindi sono andata in giornata dal Veneto a Milano e poi sono tornata indietro più carica scarica furgone, ho guidato sempre io e sono molto molto stanca. Però siccome il corriere mi aveva lasciato il pacco che adesso vi faccio vedere sotto nell'ufficio sotto nel bar sotto il mio ufficio, ieri mattina, prima di iniziare a fare questa ultima tranche di trasloco, sono andata a prelevarlo per poterlo aprire subito perché ho un lavoro da fare e quindi mi serviva avere il materiale. E proprio perché ho questo lavoro da fare, volevo mostrarvi i nuovi cristalli della Swarovski perché poi li smisterò, li sistemerò e così non avrò più modo di averli ben ordinati. Quindi tiriamo su un po' l'umore, cerchiamo comunque di andare avanti in questa vita che tante gioie ci dà, ma in certi momenti ci fa anche un po' soffermare a pensare quali sono le cose importanti della vita. Io adesso mi dedico a qualcosa di più futile, che è appunto farvi vedere i nuovi Swarovski dell'ultima collezione primavera-estate, addirittura 2020, perché mi tirerò un pochino su di morale e perché appunto bisogna andare avanti. Bene, vi faccio vedere questa meraviglia meravigliosa. Faccio prima una carrellata dall'alto, non ho preso solo quelli della nuova collezione Light, ho preso anche altre cosine. Come cristalli Swarovski, poi in realtà come cauchon, in realtà io gli acquisti che faccio per la maggiore di altre perline li faccio da un altro sito, da quando ho iniziato la collaborazione con questo sito, perché mi trovo molto bene ed è anche molto fornito, che è appunto Perline Fantasy, lo sapete. Però ho voluto provare subito questi Swarovski e ho fatto quest'ordine da Perle & Co. Ok. Questa è una carrellata iniziale, adesso ve li faccio vedere più nello specifico. Ragazzi, sono stanchissima perché ieri veramente ho fatto l'operaio. Prima vi faccio vedere questi, che non sono della nuova collezione, sono nella tonalità Golden Shadow e Tanzanite, perché è difficile magari vedere nelle review dei cristalli così grandi, questi. Vediamo se trovo, mi sembra che siano 20x30, 30x20, sì, perché sono comunque molto, molto importanti, sia come costo che come dimensione che come impiego. Ma a me servono perché devo fare una roba un po' particolare che poi vi farò vedere e quindi li ho presi. Non sono molto spessi, cioè molto spessi inteso proprio dalla parte del cristallo a tutta la parte retro e sono molto belli, sono profondi, molto profondi, lo sguardo va a perdersi dentro il cristallo e niente, mi servivano, li ho presi. Vi faccio vedere anche un'altra cosa che sono questi già incastonati, se poi vi interessa vi dico anche come si chiamano. Io ho scelto la colorazione Golden Shadow, che appunto è questa qui e che è una delle mie preferite. E sono già composti. Sì, si può attaccare una monachella e fare già un orecchino. Io penso di utilizzarlo per come ho in mente, però poi vediamo. Ne ho comprati due perché se non riesco ad utilizzarlo come voglio io, finiranno per essere un paio di orecchini. Ho pensato di metterlo nel retro di una collana come pendente, come particolare, ok.
Guardate, questi non ve li faccio vedere se non questo. Avevo inserito dei numerini sotto nei blister perché avevo paura di non riuscire a ritrovarli. Allora, questa colorazione qua non è il rosso classico, il Siam o Light Siam, ma è la colorazione Scarlet. Ed è, vi invito ad andare a vederla sul sito perché è un rosso un po' spento, un po' violaceo, che secondo me si presta bene a quelle lavorazioni che vogliamo appunto che siano rosse, ma che non siano un rosso tipo Natale. A me piace tantissimo, i rossi non mi fanno impazzire, però li sto rivalutando negli ultimi mesi, scusate, e mi piace tantissimo il light siam perché dà tanta luce, però alcune volte, soprattutto in alcuni casi, soprattutto con gli abbinamenti poi delle altre perline, mi sembra che facciano un po' Natale. Questi li trovo molto eleganti, molto fini. Vi faccio vedere, per questi vabbè, niente, sono le solite cose. Avevo preso dei bottoni, ah, eccoli qua. Ho preso in Golden Shadow dei bottoni, vedete che hanno proprio i buchi all'interno. Non so quanti ne siano rimasti e quanti ce ne siano in altre colorazioni, però lo trovo molto molto carino. Poi vi faccio vedere l'ultima cosa prima di vedere le belle colorazioni, che è questo. Allora, io ho messo qua il mio numerino 1 dentro, sono organizzata. Come quelli di prima tre, ci sono anche due che si prestano ancora meglio, si possono mettere anche su dei bracciali come chance. Allora, ho preso questo rosso che è un patinato dietro normale. Vediamo se riusciamo a vederlo. Vedete che in fondo ha sotto ha questo rosso e sopra è rivestito di questa patina dorata e si chiama Scarlet Gold Patina, scusate, Scarlet Gold Patina, e lo trovo carino per una cosa un po' diversa. E anzi, adesso proprio lo sposto e passiamo adesso ai nuovi colori. Devo dire che sono veramente eccezionali. Eccoli qua, non ne ho presi molti, adesso sposto questo che era nell'altro blister. Non ne ho presi tantissimi, primo perché dovevo appunto fare l'ordine per le cose che mi servivano e quindi diciamo che ho approfittato per aggiungere questi, ma già ho dovuto spendere per altre cose, quindi non è che posso spendere un patrimonio. E allora, io devo dire che li trovo eccezionali come colori. Poi adesso che sta iniziando la primavera, mi sembra proprio che soprattutto questi diano una botta di vita incredibile. Hanno dei riflessi eccezionali, come potete ben immaginare. E vado adesso a farvi vedere le varie colorazioni. Lasciamo passare l'ambulanza. Allora, partiamo da questi qua su. Ok. Davanti così e dietro così. Li muovo un po' di modo che possiate, sperando che metta a fuoco bene, vedere la lucentezza. Questo è il Crystal Ocean Delight, quindi oceano. Ve lo faccio vedere anche nella forma del Rivoli. Questo è un 14 e questo un 12. Aspettate che lo metto proprio sul palmo della mano. Eccoli così. Sono molto molto profondi e hanno all'interno questa, sembra quasi di vedere un pelino di ocra, di giallo, non saprei spiegarvi, però ecco, diciamo che qui più che le parole, la fanno da padrone le immagini. Sono molto molto carini. Poi c'è quest'altra tonalità che, devo dire la verità, io preferisco. Cioè, sono tutte belle, però io sono per gli azzurri turchesi e questa, fra le due, ve la metto vicino quella di prima, che è bellissima. Questa la preferisco, è molto accesa, in confronto a quella di prima. Vedete, questa era quella di prima, quindi la Ocean, e questa è la Laguna. Adesso ve li muovo un po' così. Vedete?
Vediamo, ecco così ha messo fuoco. Dietro sono più sul turchese. In questa forma, mi ha risaputo, si riesce a notare meglio il colore, le sfaccettature. Veramente, veramente eccezionale. Questa tonalità che ripeto essere, dopo le metto bene in ordine, la Laguna Delight, trovo che sia eccezionale. Poi abbiamo la Crystal, sì, perché era Crystal Laguna Delight, Crystal Ocean Delight, Crystal Lavender Delight. Per chi adora i lilla, ragazze, queste voi dovete portarvele a casa. Io non ho preso i quadrati di queste perché non lavoro molto con lilla e quindi ha sempre questo tono un po' giallo dentro, dietro così, belli, belli davvero. E poi passiamo a questo giallo, e non riuscivo a capire come si chiamasse sulla bolla, perché in realtà si chiama Crystal Sunshine Delight, quindi come potete vedere è un giallo particolare. Ha dei bellissimi riflessi, effettivamente. Luce del sole ci sta anche. Belli. Poi questo albicocca. Ecco, il giallo e l'albicocca sono dei colori che non apprezzo particolarmente, ma non si può non dire che siano eccezionali. Guardate questi. Questi sono i Crystal Peach Delight, sempre. Bene, ve li ho fatti vedere tutti. Non vi faccio vedere il resto dell'ordine, che sono delle silky, che vabbè, cose normali insomma, ma rimango su, per chiudere, su questa palette. Se me la mette a fuoco, non so com'è, e sento che sono molto soddisfatta di questi colori. Il tono di voce ve l'ho detto un po' così, poi sono anche stanca fisicamente, va bene, adesso mi cadono tutti. Sono anche stanca fisicamente perché veramente ieri stare fare più di 700 km in macchina, cioè in macchina, guidando un furgone, non è stato semplice, e più traslochi, caricapacchi, eccetera, tutto in giornata, è stato un po' impegnativo e poi già di umore non ero proprio al top, però c'è da dire che vedendo tutta questa luce, un sorriso riesco anche a farvelo venire fuori. E niente, spero che questa review vi sia utile e ci vediamo presto, prestissimo, perché volevo farvi vedere anche il contenuto del pacchetto che ho ricevuto da Flavio e l'ho ricevuto proprio prima di partire, quando ancora non sapevo niente, vabbè, comunque. E vi farò vedere anche le meraviglie contenute in quel pacco. Vi ringrazio, se avete domande, qualche curiosità, guardate che luce, non vedo l'ora di utilizzarli, che poi alla fine non so se capita a voi, ecco, domanda di fine video, capita che quando avete questi bellissimi e preziosissimi gioielli fra le mani, in questo caso appunto in questa collezione nuova di Rivoli, mi sembra quasi strano utilizzarli, cioè dico non vedo l'ora di utilizzarli, ma poi a me capita di dire no, beh dai, questo è nuovo, è troppo bello, aspetta un attimo, capita anche a voi? Punto di domanda. Va bene, se vi è piaciuto questo video, mettetemi un like per favore e iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti al canale e ci vediamo prestissimo. Scrivetemi anche qua sotto i vostri consigli, pareri e quant'altro. Un abbraccio grande, forza e coraggio, impegnatevi al massimo per vivere la vita al top perché è una sola. E dobbiamo cercare di godercela il più possibile. Ciao a tutti!